Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi ci stiamo per interessare a un certo numero di alimenti che non fanno bene alla salute e occorre evitare assolutamente. È il momento di rivelarti alcuni segreti che ignori riguardo questi alimenti. Dopo aver guardato questo video, cambierai idea su alcuni dei tuoi alimenti preferiti. Quindi ecco 10 segreti riguardo i tuoi alimenti preferiti che forse non ti piacerebbe sapere. Il miele naturale fa parte degli alimenti che fanno bene all'uomo. Inoltre, è un alimento squisito che contiene delle vitamine, dei fermenti e alcuni tipi di monogliceridi. Purtroppo, nel corso di questi ultimi anni, i supermercati sono pieni di mieli finti, i quali sono fabbricati a partire da zucchero e acqua, a cui viene aggiunto pochissimo miele autentico. Il miscuglio è messo a bollire affinché la sua consistenza sia omogenea quando viene versato, esattamente come il miele naturale. Anche il suo profumo somiglia molto a quello del miele naturale. Ovviamente questo prodotto è molto nocivo perché può portare a una iperglicemia tra i diabetici e inoltre contiene degli additivi artificiali che vengono incorporati durante la sua fabbricazione. Allora, come distinguere un miele finto da un miele naturale? Basta preparare un bicchiere d'acqua in cui si mette un cucchiaio di miele. Se questo miele va in fondo al bicchiere e non si dissolve facilmente e si assume la forma di un apiario, allora vuol dire che si tratta di un miele naturale. Invece, se si dissolve facilmente e si mischia velocemente all'acqua, allora in questo caso si tratta di un miele finto. Peraltro, se metti il miele naturale nel frigorifero, conserva la sua consistenza e non si indurisce, a differenza dell'altro. Hai già notato che alcune mele sono lucide e attraenti come autentici gioielli? Secondo te è normale che una mela sia così lucida? Certo che no. Tutto ciò che vedi è in realtà soltanto cera con cui si ricopre la mela, affinché mantenga il bell'aspetto. Allora ti basta lavare le mele con un po' di acqua tiepida affinché questa cera si sciolga e le mele ritrovino il loro aspetto naturale prima di consumarle. Ecco, questo è ciò che riguarda le mele. Ma cosa ne è degli altri frutti e delle altre verdure? Quali sono i trucchi dei commercianti per mantenere i prodotti in buono stato il più a lungo possibile? Bene, purtroppo alcuni frutti e verdure vengono irrigati di pesticidi per combattere gli insetti. Peraltro, abbiamo visto circolare un video che mostra alcuni agricoltori mentre iniettano angurie con una sostanza rossa per farle sembrare più mature e dipingere dei frutti con una sostanza verde in modo da venderli velocemente. Devi stare attento quando compri succhi industriali perché non contengono la quantità di frutta necessaria per la fabbricazione dei succhi. Infatti dei prodotti artificiali vengono aggiunti. Ecco perché più consumi succhi preparati in casa a partire da frutta naturale, meno è nocivo per te. Tuttavia, a volte sarai portato a comprare succhi pronti e industriali. In quel caso devi distinguere tra la bibita, il nettare e il succo. Se sulla confezione trovi la menzione bibita, questo vuol dire che si tratta di una polvere mischiata con l'acqua, che non contiene nulla di naturale, ma piuttosto degli aromi artificiali e dei conservanti. Ovviamente è la scelta più pessima. Se la confezione indica nettare, allora contiene un concentrato di frutta mischiato ad acqua con grandi quantità di zucchero e di conservanti. Infine, se leggi succo sulla confezione, allora vuol dire che si tratta di un succo di frutta senza coloranti e senza zuccheri aggiunti. Ovviamente devi sempre fare questa scelta, perché è quella meno nociva. Le carni trasformate fanno parte degli alimenti che troviamo di più sul mercato. Sono ampiamente diffuse per via del loro prezzo basso e della loro preparazione veloce. Ovviamente in casa non manchiamo di carni trasformate come il salamino, il salame, le salsicce, i burger, eccetera. Tuttavia, tutte queste carni sono molto nocive per la salute. Sapevi già che le carni trasformate contengono additivi, specialmente i nitriti? Questa sostanza, chiamata nitrito di sodio, porta alla produzione di sostanze cancerogene di nome nitrosamine, il che aumenta il rischio di avere cancri. Secondo uno studio, esiste un collegamento tra il consumo di carni trasformate e il rischio di morti premature o di malattie cardiovascolari. Inoltre, un altro studio mostra che il consumo quotidiano di circa 50 grammi di carne trasformata aumenti il rischio di cancro al colon del 21,04%. Benché i danni delle bibite gassate siano ampiamente noti, il loro consumo aumenta, qualunque sia la fascia di età. Le quantità elevate di calorie possono favorire l'aumento di peso e provocare l'obesità.
Peraltro, un altro problema sarebbe causato dalla presenza di carbonato di sodio. Infatti, secondo alcuni siti web, le bibite gassate contengono un aminoacido essenziale, la fenilalanina. Allora i medici sconsigliano dalle persone sofferenti di disturbi del metabolismo di consumare bibite gassate. Inoltre, il carbonato di sodio e il fosfato impediscono la calcificazione delle ossa. Allora queste ultime diventano molto fragili e possono fratturarsi facilmente. Quindi il carbonato di sodio viene considerato come uno dei fattori principali dell'artrosi. Nello stesso modo, il consumo regolare di bibite gassate può avere un impatto sulla pelle, con l'apparizione di segni precoci dell'invecchiamento. Esistono numerosi alimenti che possono sembrare benefici e inoffensivi quando li mangiamo. Lo yogurt, specialmente lo yogurt alla frutta, appare in cima a questi alimenti, perché provoca dei problemi di salute per via degli zuccheri aggiunti. Bisogna tenere in conto che molti tipi di yogurt magri contengono degli zuccheri aggiunti. Allo stesso modo, il consumo di grandi quantità di zucchero è collegato a numerosi problemi di salute, come le malattie del cuore e il diabete, motivo per il quale i medici sconsigliano il consumo di questo tipo di yogurt tra i bambini. Infatti, è meglio consumare uno yogurt al latte intero, ma che sia privo di conservanti e di additivi come gli aromi e la frutta. Pochi di noi possono resistere al cioccolato, che è uno dei dolci più succulenti e più apprezzati del mondo. Purtroppo, anche il cioccolato fa parte degli alimenti nocivi per via del suo alto contenuto in calorie, dovuto allo zucchero e alle materie grasse. Il fatto di mangiare cioccolato in modo incontrollato porta all'obesità e un tasso di glicemia alto. Infatti, 100 grammi di cioccolato contengono 50 grammi di carboidrati, i glucidi che possono far ingrassare. Lo zucchero che contiene il cioccolato ed è composto di glucosio e fruttosio può anche causare l'apparizione di segni precoci dell'invecchiamento. Inoltre, il cioccolato può essere fonte di stress e mal di testa a causa delle amine che possono provocare una dilatazione delle arterie cerebrali che favoriscono in questo modo i mal di testa. Ma che ne è dei benefici del cioccolato di cui si sente sempre parlare? Quando senti parlare dei benefici del cioccolato, bene, sappi che si parla più precisamente dei benefici del cacao, perché quest'ultimo rappresenta l'unico componente benefico del cioccolato. Ecco perché il cioccolato fondente fa parte dei tipi di cioccolato meno nocivi, perché contiene il 70% di cacao, e più il contenuto di cacao è alto, più il cioccolato fa bene alla salute. Così, se hai voglia di mangiare cioccolato senza ingrassare, allora dovrei mangiare quello fondente. A chi tra di noi non piacciono i fast food? I bambini, come gli adulti, adorano i fast food. Ma ti sei già chiesto quali sono i rischi che rappresentano? Questi alimenti contengono un altissimo contenuto di calorie che hanno un impatto negativo sul corpo umano. Infatti, provocano numerosi problemi, come obesità, per via della grande quantità di zuccheri, proteine e materie grasse che contengono e rimangono stoccati nel corpo. Peraltro, l'accumulo di materie grasse provoca a volte il diabete, così come alcuni problemi di digestione e di ulcere. Ultimamente dei medici hanno rivelato che la quantità di conservanti presenti nei fast food ha molti effetti nefasti. Infatti è del tutto normale usare un'ampia quantità di conservanti in modo da preservare lo stato di questi alimenti il più a lungo possibile. Tra i piatti più famosi si trovano le carni fritte con l'olio, il shawarma, i burger, le salsicce e il miele congelato. Questi alimenti vengono cotti a livello industriale, così è semplice finire la loro cottura nei ristoranti. Tuttavia questo metodo di preparazione li rende molto nocivi. Infatti gli alimenti diventano di bassa qualità, visto che sono saturati all'olio idrogenato e in grassi. Le carni affumicate contengono un tasso elevato in biossido di carbonio. Inoltre, alcuni miscugli utilizzati in questi alimenti contengono dei prodotti chimici e degli aromi artificiali, senza parlare dei coloranti e dei conservanti. Il colorante rosso viene aggiunto in molti prodotti alimentari, come alcuni gelati e dolciumi, lo yogurt e il latte aromatizzato. Infatti i produttori si basano sui coloranti per accentuare il colore di varie bibite e alimenti, attrarre le pupille dei consumatori e in questo modo invogliarli a comprare i prodotti. Purtroppo non si usano spesso i coloranti naturali, perché vengono distrutti velocemente sotto l'effetto dell'alta o della bassa temperatura. Ecco perché si fa ricorso ai coloranti artificiali. Esiste un altro colorante noto con il nome di E120 che viene estratto da femmine di una specie di insetti chiamata cocciniglia. Ciò ti può sembrare un po' disgustoso, ma è proprio così. Quindi devi leggere bene gli ingredienti di qualsiasi prodotto che contiene un colorante rosso prima di consumarlo.
Se vai al supermercato, troverai diverse varietà di formaggi nei banchi, ma sono tutti formaggi naturali e non falsificati? Certo che no! Infatti, per risparmiare sui costi, alcuni produttori sostituiscono il latte usato per la fabbricazione dei formaggi con un'altra materia di nome proteina del siero del latte. Questa sostanza ha un sapore e un profumo che somigliano esattamente a quelli del latte naturale. Numerosi caseifici sono stati sequestrati perché venivano aggiunti dei prodotti chimici, degli esaltatori di sapidità e dei coloranti ai prodotti come crema, formaggio bianco e burro che venivano venduti a prezzi alti. Tutti sanno che il latte è un alimento di una ricchezza eccezionale, è al contempo prodotto da allevamento, prodotto di trasformazione e prodotto di grande distribuzione, offerto sotto aspetti molto diversificati. Purtroppo nemmeno questo prodotto è stato risparmiato dalla falsificazione. Infatti, i produttori, trasformatori, ricorrono a numerosi metodi per falsificare il latte. Quello più famoso è quello che consiste nell'aggiungere amido al latte per ispessire la sua consistenza. Quindi, se vuoi testare il latte a casa tua prima di consumarlo, per verificare se è naturale o meno, ti basta mettere un po' di latte in un bicchiere e aggiungerci una o due gocce di acqua iodata. Se il latte diventa blu, allora vuol dire che è stato falsificato ed è stato aggiunto amido. Esistono anche molti altri metodi, come l'uso della gelatina e del gesso, se non addirittura della colla, per ottenere un latte più spesso. Erano 10 segreti riguardo i tuoi alimenti preferiti che forse non ti piacerebbe sapere. Quale di questi segreti ti ha impressionato di più? Scrivilo nei commenti. A presto! The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around. You laugh to yourself. And I see you shining every color. Resting your head in my